No, la sospensione dei negoziati per l'adesione della Turchia nell'Unione Europea è la posizione espressa dalla Commissione nella riunione informale dei ministri degli esteri che si è tenuta a Malta. Il commissario all'allargamento Johannes Hahn ha spiegato. La situazione attuale è decisamente non sostenibile ed è in un certo senso frustrante per entrambe le parti, ma ci sono molte aree in cui abbiamo bisogno di una corretta cooperazione amichevole e produttiva. Dobbiamo capire insieme ai nostri colleghi turchi come possiamo migliorare la situazione. Alcuni eurodeputati chiedono la linea dura per la Turchia, che secondo loro non rispetta più gli standard democratici, come la socialdemocratica Kati Piri. Ci sono milioni di turchi, l'abbiamo visto la settimana scorsa con il referendum, che credono nei valori europei, che vogliono l'Unione Europea come un'ancora per le loro riforme. Quindi l'Unione deve essere chiara. Questi segnali al governo sono inaccettabili, dobbiamo sospendere i negoziati di adesione, parlare di integrazione, non è credibile. E dobbiamo dire chiaramente alla popolazione turca che appoggiamo coloro che vogliono riforme democratiche. L'incontro informale di Malta è stata la prima occasione per gli Stati membri di discutere della questione con la controparte turca, dopo il referendum del 16 aprile, in cui il presidente Erdogan è riuscito a imporre la riforma costituzionale che ne rafforza i poteri.